Dottoressa, mi scusi. Buongiorno. Sono passata per la ricetta dell'insulina. Sono là fuori. Grazie. Buon weekend. A lei. Ciao Bianca. Ecco qui. Chiavi e indirizzo. Sei sicura che non sia un problema? Tranquilla. L'affittano solo d'estate, d'inverno no. Poi non è mica la fine del mondo, dai. Ma insomma, la seconda volta. Beh, ti rifarai al prossimo appello. Adesso pensa a staccare per qualche giorno, va bene? Grazie. Scusi, devo andare qui, sa dov'è? Proprio adesso. Aspetti, arrivo. Eccomi. Aspetti, Grazie. Diciamo subito, la nuova avventura, il rilancio di affari tuoi, la domanda per voi, Marchisi d'Italia, è questa. Cosa significa il termine inewente? Inewente, A, che incomincia, B, che finisce, C, che perdura. Diciate! Ineunte, ineunte, l'ho detto. Vuol dire neunte, il termine neunte significa che incomincia. Vediamo chi gioca stasera con noi. Le Marche! Giocano le Marche! Ancora le Marche! Mi raccomando, 1, 6, 3, concorrente delle Marche, 20, concorrente delle Marche.
Io ho un problema con la luce. Fai come se fosse casa tua, Bianca. Rilassati, no. Adesso non ci pensare. Che Stefania, ascolta. Fai vedere quegli stronzi. Vuole! Ascoltami, per favore. Oh, oh. Stefania, Il cliente da lei chiamato non è al momento raggiungibile. Dai, mamma, rispondi. Il cliente te l'hai chiamato. Buonasera. Pronto? Dottoressa, sono Bianca Nava, ci siamo viste stamattina in ambulatorio. Sì, mi dica. Io ho un problema con la luce, non sapevo chi chiamare. E a casa dei miei non risponde nessuno, sono sull'isola. Quindi non so che cosa fare, ho un problema con la luce. Guardi, calma, non ho capito bene. Ha fatto l'insulina? Sì. E quanta ne fa? 8 unità la sera. E questa sera l'ha fatta? Sì, da un po'. E vabbè, allora si sieda e mangi qualcosa. Avevo fatto la spesa, ma non è più il mio sacchetto, non so, devo averlo lasciato da qualche parte. Aspetti. Niente, non c'è niente. No, ci sono dei barattoli. Non si preoccupi, sono qui. È vuoto. Hai il glucagio con sé? No, avevo delle caramelle, ma erano nel sacchetto. Tranquilla, adesso provi la glicemia. Va bene, sì. Adesso vado. Sì. Va bene, lascia stare. Dimmi una cosa. Stai sudando? Tantissimo. Ok, dimmi dove sei esattamente. Lago Maggiore. Via San Vittore 1. Isola Bella. Scusami, presti il telefono, è un'urgenza. Sì, certo. Allora, mi ripeti il tuo nome? Bianca. Ok, che giorno è oggi, Bianca? Venerdì. Pronto 118? Sì, salve, sono un medico. Avrei bisogno di un'ambulanza all'Isola Bella, sul Lago Maggiore. Di cosa si tratta? Una diabetica in crisi ipoglicemica. Io però non sono sul posto. Aspetti che verifico. Perfetto. Dottoressa! Sì, e che cosa hai fatto oggi, Bianca, prima di arrivare lì? Ho preso il treno. Sono scesa dal treno. Sono salita sul pullman. Dal pullman. Ho cercato la. Purtroppo non trovo nessuno che può essere lì prima di un'ora. Un'ora per una crisi ipoglicemica? Ma stiamo scherzando! Non ci sono ambulatori sull'isola e devono arrivare in motoscafo. Dottoressa. Non c'è modo di essere lì prima. Che via si trova? Ma non ce l'ha un'ora! È in piena crisi! Avrà se no un quarto d'ora! Ho paura
sicura che non ce la si faccia prima, ma in che via si trova? Via San Vittore. Che numero civico sei, Bianca? 1. Al numero 1. Facciamo il possibile, la squadra è in arrivo. Allora, Bianca, adesso ascoltami bene. Dobbiamo trovare il motivo per cui è andata via la corrente e anche cercare qualcosa da mangiare. Ci sei? Sì. Bianca? Bianca, ci sei? Sì. Sì. Ok, Bianca, adesso esci in strada e dimmi che cosa vedi. Le luci dei lampioni in strada sono accese. Sì, sì, sono accesi. Allora ci saranno lì altre case, no? Prova a bussare. Fatti sentire. C'è nessuno. C'è nessuno. Aiuto. Aiuto. Bianca, ascoltami. Ci sei? Sì. Bene, Bianca, calmati. Rientra in casa. Stai tranquilla, ci sono qua io con te. Calmati. Sei in casa? Sì. Sì, ci sono. Adesso guarda dietro la porta, vicino all'ingresso. Sì. Dovrebbe esserci una scatola grigia con delle levette. Sì, l'ho trovata. Adesso solleva la levetta abbassata. No! Dobbiamo cercare il contatore, Bianca, è quello il problema. Ce la fai? Sì, sì, ce la faccio, sì. C'è una cantina lì. Ti sei guardata intorno? Hai visto una porta che possa somigliare a una cantina oppure a un ripostiglio? Bianca? Bianca, ci sei? Sì, ci sono. Ci sono. Ci sono. Allora, adesso cerca la cantina. Forse è questa. Aspetti, aspetti. Forse. È buio. È buio. Con calma. Bianca, scendi lentamente. Thank you.
dottoressa.